oggi ci spostiamo sulla biologia vegetale delle piante e quindi sulla botanica, in particolare sul mondo vegetale del Monte Cervatico, eccola qui, come si chiama, dottor Di Il Novella? punto Punto trigonometrico, trigonometrico, è quindi il la punto vetta più alto della vetta. 1899 metri, la vetta più alta della Campania, dove le cose più belle, quando il tempo lo consente, sono la facilità di passeggio tra le rocce e qui vediamo la possibilità di incontro dei fiori più rari dell'Appennino meridionale. Qui vediamo questo volo in deltaplano e ci siamo presi queste immagini di Don Olgierd, che non sappiamo chi sia, ma immagino che sia un prelato, insomma, un Sì. prete. E io non riesco a immaginare se effettivamente è un prete che vola in deltaplano, Non lo perché conosco direttamente, però sì. so che era il parroco di Mondragorice. Ecco, il nostro ospite è il dottor Nicola Di Novella, personaggio popolarissimo, uno dei grandi geobotanici del pianeta Terra, Nicola Di Novella, farmacista, diventato poi uno dei grandi scopritori e salvatori dei semi del nostro pianeta, quelli che poi scompaiono se non c'è qualcuno Sì. che li cerca. In un mondo in cui si sta globalizzando tutto, per cui c'è il rischio che diciamo, i semi, i germi, i semi della terra scompaiono, quelli diciamo endemici, quelli autoctoni, cioè che sono soltanto da noi. E quindi vediamo insieme, Carmine Marano può ripartire con il video, vediamo insieme questi fiori endemici, questi fiori spontanei che nascono sul Monte Cervatico, che è qui a due passi da noi. Allora, cominciamo a dire, dottor Di Novella, mentre parliamo, vediamo i Allora, fiori. sì, vediamo i fiori, cercheremo di parlare sui fiori. Questo è un Acinus alpinus, già il termine alpinus ci richiama alle rocce, ci richiama alle grandi montagne, Sì. anche se non sono molto alte da noi, però il Cervatico rappresenta in Regione Campania l'unico esempio che può presentare la vegetazione al di sopra dei faggi, quindi il faggio è l'ultima essenza arborea che Sì. noi abbiamo, però al di sopra dei faggi, questo tratto di flora lupicola, solo il Cervatico lo può presentare in Regione Campania. Ecco, io ho letto che sono 300 specie, 300, Circa 300 circa 300 specie. specie, tutte raccolte in questo libro che Nicola Di Novella ha scritto con i figli Diego e Riccardo. È un libro bellissimo, dove possiamo trovarlo, Nicola? Attualmente è sul sito Sì, www.valledelleorchidee.it. ma se noi volessimo il libro, tu hai forse hai stampato poche copie. No, ho stampato un certo numero di copie Sì. che, per rendere così pubblico, Sì, pubblicizzare perché è i vari importante che noi aspetti. conosciamo le bellezze della vegetali, della biologiche, delle nostre biodiversità, insomma. Facciamo un raffronto con ciò che conosciamo meglio, cioè il mondo del costruito. Se io voglio rappresentare un museo e parlo solo del museo, difficilmente riesco a comprendere quale ricchezze possa contenere artistiche, architettoniche questo museo. Ed è quello che noi dobbiamo pensare anche con l'ambiente esterno, con l'ambiente delle montagne, con l'ambiente delle colline, con l'ambiente delle vallate. Se noi non riusciamo a descrivere le bellezze e la singolarità dei fiori, delle piante e quindi della copertura verde di un territorio, difficilmente riusciamo a presentare questo territorio. Quindi il problema è la guida, chi Questa, per esempio, è racconta? una Corydalis cava, Sì. abbastanza rara Sì. nell'Appennino meridionale, Ci non è sono che si trova molte, tanto molte facilmente. specie che sono solo su Cervati. Ecco, Solo su qui Cervati, vediamo, siamo sulla cima, è vero, questo è un questa è la pianoro. cima dove in primo piano troviamo la scillabifolia, lo dice la stessa parola, Sì. è una bulbifera che allo sciogliersi delle neve viene fuori. Ci sono molte delle fioriture, poiché il periodo, diciamo così, Questo è umido. bellissimo. Che cos'è questo fiore? Questo è Crocus albiflorus, Sì. perché ha questi tepali Questi, bianchi, sì. e si trova Sembrano le ali di un insetto, di un sì, uccello, insomma. però poi se pensiamo ad altre presenze, come questo, è Crocus neapolitanus, uno dei due crochi che abbiamo in vetta,
che rappresentano delle grandi singolarità. Poi ci sono delle piante veramente uniche. Se noi prendiamo al Cynoglossum magellense, non so quando arriva nella, sì. nella il Cynoglossum magellense è l'unica presenza su Cervati in Italia meridionale, quindi sull'Appennino meridionale lo troviamo solo là e solo in un piccolo periodo dell'anno. Allo sciogliersi dalla neve fiorisce per 10-12 giorni, poi non lo troviamo più. Ecco, ripeto una cosa che ho sentito dalla sua signora, e cioè su Cervati sembra che non ci sia nulla da vedere, perché è tutta è rupestre, è rocciosa. Sì, questa immagine per esempio qua, noi siamo abituati a vedere le piante solo dove ci sono gli alberi. Certo. E diciamo che c'è qualcosa, c'è vegetazione. Quando usciamo fuori dagli alberi diciamo non c'è niente. Non c'è nulla. Invece, invece là sopra ci sono 300 specie vegetali, di cui 44, ben 44 sono endemiche. Ecco, il Cervati è un monte un po' fuori mano, un po' fuori mano, diciamo, non battuto come, non so, il Gelbison oppure sì. gli Alburni. Invece non si sa che sul Cervati si arriva con l'auto. Sì. Cioè si arriva quasi in cima, vero? Anche nelle mie promozioni, così a livello locale, con gli enti locali, con il parco, con le comunità montane, li stimolo sempre a comunicare quello che teniamo. Non teniamo solo il Cervati, ma anche il luogo come poterne fruire di sì. questa montagna. Per cui non tutti sanno che se arrivo a Sanza e prendo la strada di comunicazione tra Sanza e Rofrano, trovo lungo il percorso il bivio che sale in vetta, arriva a 1850 metri ed è una strada rotabile, chiaro, un po' di sterrato c'è, però facilmente raggiungibile, sì. per cui io dico... Quindi da, montagna... si parte da Sanza, sì. che è diciamo da, sulla... Sulla direttrice Sanza-Rofrano, sì, sì. Vallo di Diano, uscita a Buonabitacolo, sì. Padula a Buonabitacolo, c'è il bivio per Sanza. Ecco, però bisogna dire, ecco, lei lo diceva, tu sì. lo dicevi prima, bisogna che ci sia qualcuno che te le racconti queste cose, altrimenti tu vai lì, però è così, ecco. rimani frastornato dalla bellezza, però non sai spiegarti che cosa vedi. Allora bisogna creare il connubio tra una guida come questa che descrive sì. dal punto di vista proprio dei colori, quindi anche... Ecco, ma tu organizzi una volta all'anno diciamo una missione su Cervati, allora, una missione raccontativa. Faccio vari appuntamenti, perciò è il connubio tra una guida come quello questa... quello delle Orchidee, me lo ricordo, sì. Sì, la valle delle Orchidee. Sì. sì, è una guida come questa che però deve essere raccontata sì. e quindi in accompagnamento ci vuole... Io dico sempre un gruppo di giovani, perché loro debbono essere sì. ad imparare mano a mano queste cose e a saperle porgere. Sì. Perché io ci posso arrivare là, dico, quando noi organizziamo la nostra montagna, il Cervati è organizzato bene, e io posso visitare questa natura, se tengo 6 anni o se tengo 90 anni, significa che quella montagna diventa di tutto. Questa è una rabbis. Qui una rabbis, sì. Nasce proprio sotto le rocce. Sì, sì, è tutto, viene chiamato, viene interpretato come flora rupicola. Rupicola. Proprio sì. sono le rocce a determinare poi l'humus adatto perché questi fiori possano venire fuori. Fiori che vengono fuori dopo la neve, insomma, che Cervati per... molto, il periodo, questa è, la vedete, dove c'è? È una poligola alpina, sì. sì. Questo periodo è molto breve per le fioriture, perché la neve sta sul Cervati fino a maggio, poi comincia il grande caldo, quindi sì. fine luglio, agosto, già è tutto secco, per cui c'è questo breve periodo che è tra la metà di maggio qui, e qui diciamo è, tutto questa qui. È la chiesa, questa è la chiesa, il santuario della Madonna vetta, della Neve a vetta. 1850 metri, sì. è tutta un... fatta con la pietra della montagna, sì, immagino. Questa è una chiesetta che è stata costruita nel 1600, sì. ah, quando okay. è venuto fuori un po' tra, perché c'era rappresentato poco distante, c'è una grotta che contiene questa Madonna
costruita. Ecco, qui tu sei con? Con il figlio Diego. Ah, con Diego, sì. E sia Diego che Riccardo mi accompagnano in queste escursioni. Chi dei due ha ereditato questa, in particolare, la passione? Si sono appassionati. Per la botanica. Ecco, sì. Perché con i miei figli ho fatto vedere quanto sono belli i nostri luoghi. Questa è una fritillaria tenella, una specie di tulipano che cresce sopra, e sono tutte piante che non riusciamo a vedere in altri luoghi. Sì, certamente. In altri luoghi. E da quello che ho sentito, che abbiamo sentito, nascono per poco tempo. Questa è una Euphorbia mersinites. Sì. Sono tutte fioriture erbacee. Sì, erbacee. Per cui sì. Sulle erbe non è che ci sono poi tanti studi. Questa è Nandilles maura. È una leguminosa che teniamo là sud, sempre tra le rocce. E, dicevo, questo voler porgere i nostri luoghi diventa una cosa importante e diventa quello che poi su cui vogliamo scommettere, cioè il turismo naturalistico. Sì. Però il turismo naturistico deve essere ben accompagnato, deve essere ben raccontato. Certamente, ecco, sì. Questa la mia guida vuole essere un primo racconto, uno stimolo al racconto. Ma che nulla può sostituire. Questa è una valeriana montana. Ah, sì, sì. Questa è pure abbastanza rara, è una Achillea lucana che teniamo sopra. Ho tutti in questo libro, la guida, dove vedo dei colori diversi. È vero, sì, tu hai raccolto, sì. Hai raccolto questi colori. Il blu, il giallo, il rosso, il bianco, l'azzurro viola. Sì. Cioè, io posso essere un ignorante qualsiasi di botanica. Però apro il colore che mi piace, che mi attira. Sull'indice che è dato dai bordi, apri il colore che corrisponde al fiore e anche per semplice visione così delle diverse pagine riesco a ricavare il fiore. E del fiore sapere quello che è importante sapere, cioè il nome ed il cognome del fiore, perché solo quello poi ci abitua alla conoscenza, ci conduce alla conoscenza, perché da che poi è venuto fuori Linneo, quindi la nomenclatura binomia, ogni pianta, ogni animale ha avuto il suo nome ed il suo cognome, quindi genere e specie. Sì. Questa in giallo è la genziana lutea, proprio perché è gialla, ed è va a determinare tutta la grande dolina, il nome della grande dolina sotto al santuario, che viene chiamato proprio Ufos Rigenziano, sì. Il fosso delle genziane. Sì. Dovete pensare che è una pianta veramente quella va salvaguardata, gli animali al pascolo non la toccano, è una genzianacea però che in altri luoghi è scomparsa, perché in altri luoghi che hanno praticato la raccolta così indifferenziata di tutte le cose, la genziana era una pianta che veniva utilizzata per tutti gli amari. Basta dire che in Abruzzo c'è il mondo genziano, che di genziano non ce n'è più. Sì. Quindi, qui chiudiamo questo filmato con questo volo. Io penso che sia un volo in deltaplano, dal movimento sì. si può desumere che sia Don Holgerd, se è lui che vola. Penso che sia lui, non lo so precisamente. Ecco, un prete volante in deltaplano, io non l'ho mai visto, insomma, comunque va conosciuto. E queste sono le alture intorno al Cervato. Il contesto del massiccio del Cervato. E bisogna sapere pure che dal punto di vista naturalistico, intorno al massiccio del Monte Cervati, Molerengo, cominciando dal paese mio che è Sassano, quindi Sassano, Teggiano, Sacco, Piagine, Laurino, Rofrano, Sanza, Valle dell'Angelo, Buonabitacolo, il Monte San Giacomo, quindi 10 paesi che insistono tutti intorno al Monte Cervati e tutti quanti, tra virgolette, se lo possono giocare dal punto di vista naturalistico. Sì. Non ce lo si riesce a giocare perché non si conosce il Monte Cervati. Sì.
Ecco, e tu hai lì a Sassano, mi pare che hai fatto un museo. Sì, a Sassano tengo l'ecomuseo delle antiche coltivazioni, quelle di cui parlavi prima. E poi, ecco, se uno ti vuole contattare, un gruppo vuole contattarti per fare, come dire, il turismo botanico, naturalistico, sì, qual è il tuo indirizzo? L'indirizzo è www.valledelleorchidee.it. Ah, perfetto, è facilissimo, di cui abbiamo già parlato, credo, l'anno scorso. Del percorso delle orchidee. Valle delle orchidee, tu d'estate fai un... dedichi una giornata. Da maggio fino alla fine di giugno, dove sono visibili la maggior parte delle orchidee presenti sul territorio, ed è stato quello poi il discorso di ampliare questa Valle delle Orchidee, salire sul Cervate ed illustrare il Cervate, anche perché è stata una montagna, come dicevi bene tu all'inizio, poco indagata. Sì. C'è stata una prima indagine nel 1907 da parte di un botanico, Longo, poi ci fu un grande botanico napoletano. Ci fu un grande napoletano nel 1914 che visitò anche, e qui Carmine Marano ci fa rivedere la vetta. Qui siamo in cima, circa 2000 metri, no? 1900 metri. Metri. Siamo sulla cima del Cervati, Monte, la vetta più alta della Campania. Sì. C'è un po' di scontro con il Beneventano e il Monte Miletto, però tiene la cima nel Molise, quindi non in Campania. Non in Campania. Allora diciamo che la giornata dedicata alla visita alle Valle delle Orchidee comprende anche Cervati e su Cervati. Dipende dalla volontà, tutto il giorno, perché uno visitando la Valle delle Orchidee, che non è un luogo ben preciso, ma un luogo che rappresenta anche il Cervati, perché in alcune immagini che abbiamo visto ci sono anche orchidee come Limandoglossum adriaticum, perché lo troviamo solo là, così come altre orchidee possono essere visitate dal Cervati. Questa è una Draba izoides, vedete, fiorisce proprio nelle rocce, sembrano rocce fiorite. Così lo chiamo anche io questo percorso. In luglio-agosto, mi pare, tu fai questa giornata, vero, dedicata a queste giornate alle orchidee? Sì. No, da maggio fino a tutto giugno. Ah, cioè sono diversi giorni. Sì, diversi giorni. Poi comunque chi vuole può scrivere, può andare su internet, scrivere sulla stringa di Google Valle delle Orchidee, tuttoattaccato.it, e comunica con questo grande personaggio che è Nicola Di Novella, personaggio di altri tempi, diciamo, un po' ottocentesco. Studioso di paese, diciamo. Sì. Bene, noi andiamo verso le conclusioni e ci rivedremo ancora con Nicola Di Novella, perché vogliamo, come dire, approfondire questo viaggio nella natura oggi ci sembra un po' quasi estraneo, no? In questo globalismo. Dobbiamo sapere che alcune piante di queste, che non vengono raccolte, però sono piante medicinali, e quindi sono trattare un po' di medicina naturale. Medicina naturale, perfetto, benissimo. Per tutti i rami.